Benvenuti a questa puntata di Fuoco Azzurri Betti. In mia compagnia ci sono l'allenatore del Tempio Carlo Nativi e il vicepresidente dell'Auras Maria Giovanna Pola. Iniziamo a parlare perché la puntata è dedicata al Tempio, poi verremo agli ospiti che ci hanno raggiunto appunto dalla vicina Luras. Carlo Nativi, Tempio che ha vinto bene nel penultimo turno in casa, poi invece ha perso in una partita incredibile a Sorso con la Sporting Cantera. Ecco, a mente fredda adesso, è una sconfitta meritata, immeritata. Come possiamo giudicare questa partita? Ma come partita particolare, diciamo non stiamo là a guardare gli errori arbitrali, ma è stata una partita abbastanza particolare perché tiri in porta da entrambe le parti non ce ne sono state. Abbiamo visto il livello del campionato, che è la seconda categoria, perché l'abbiamo visto anche dalle situazioni arbitrali, perché abbiamo visto un rigore fatto ripetere due volte, magari era regolare. Un'espulsione contro di noi che poteva evitare perché l'arbitro, detto anche da lui, non ha visto niente. Quindi abbiamo visto proprio il livello della categoria. Una categoria dove dobbiamo riuscire a uscirne al più presto. Dopo, anche in trasferta, noi facciamo fatica. O iniziamo magari la paura di andare a giocare in campi del genere, la giovane età della squadra, l'inesperienza, magari va a pagare un po' la trasferta. In trasferta abbiamo fatto solo 4 punti. Tutto il campionato, quindi qualcosa ci manca, però sono sicuro che la squadra sta crescendo. Da settembre abbiamo visto i risultati, abbiamo visto i miglioramenti di questa squadra. Io sono sicuro che questa squadra il prossimo anno riuscirà a raccogliere i frutti dati, anche perché nell'ultima partita abbiamo dato un bel segnale anche al campionato. Certo, oltretutto il Tempio ha la terza difesa del campionato, questo è un dato statistico importante, però non è terzo in campionato, perché in attacco ha segnato solo 25 gol, ne ha subito 20. Ecco, tornando alla partita di Sorso con la Sporting Cantera, a differenza della partita contro il Giglio vinta 3-1 in casa, a Sorso si è vista una partita strana, perché al Tempio è stato fatto ripetere un rigore che aveva segnato, perché un giocatore del Tempio, secondo l'arbitro, era entrato Dentro l'area, ma in area di rigore in anticipo. Poi nella ripetizione il giocatore del Tempio, in questo caso si trattava, ricordiamo, di Magri, ha sbagliato la seconda esecuzione. Dopodiché, su un rigore un po' incredibile, che però ci poteva anche stare, diciamoci la verità, lo Sporting Cantera è passato in vantaggio. Poi il Tempio ha sbagliato ancora un rigore con Chessa, che aveva subito un fallo da ultimo uomo, quindi sarebbe dovuto essere Stava in espulso rosso. il giocatore ospite, e il rigore è stato parato dal portiere della squadra di Sorso, dello Sporting Cantera. Ecco, una partita un po' particolare, un arbitro sicuramente non all'altezza della situazione, però c'è una cosa che bisogna evidenziare: troppi errori dal dischetto. Questa è una costante che abbiamo visto più volte nel Tempio. Sì, guarda, gli errori arbitrali non li voglio neanche considerare perché, ripeto, l'arbitro sbaglia come sbagliamo noi giocatori, cioè noi giocatori, io ormai sono ex giocatore, come sbagliamo i giocatori e come sbagliamo gli allenatori. Quindi se una squadra deve essere forte a passare sopra queste cose, io penso la forza della squadra è la tranquillità. E io prendo il lato positivo ieri. In un'altra situazione si poteva finire in 7 la partita, invece siamo stati bravi a tenere calma in una situazione particolare dove anche l'arbitraggio magari è andato un po' in difficoltà, ha creato delle situazioni dove poteva starci il nervosismo, invece siamo stati bravi a star calmi dopo che siamo rimasti in 10. Per gli errori al dischetto, sì, abbiamo sbagliato 5-6 rigori se non sbaglio in questo campionato, però magari la nostra pecca è quella, anche la voglia di far bene molte volte ti fa sbagliare, vuoi arrivare là sul dischetto e vuoi far subito gol, ti inizi a pensare tiro a destra, tiro a sinistra, tiro forte centrale, quindi sono errori che cioè, ci sono passato anche io, quindi so cosa passa nella testa di un giocatore in quelle situazioni là, la porta si restringe, diventa più piccola, da fuori la gente inizia anche a parlare, mormorare, quindi il giocatore sente queste cose qua, sono piccole tensioni, però ti portano la paura di sbagliare. In più, sapevamo già di aver sbagliato altri rigori, se non sbaglio anche col Giglio, c'era lo stesso arbitro che ci ha fatto ripetere il rigore due volte E abbiamo e sbagliato abbiamo due sbagliato volte. due volte il rigore.
Quindi magari subentra un po' la paura nel giocatore, come magari adesso nella nostra squadra sta subentrando la paura di andare in trasferta a giocare, perché 4 punti in trasferta sono pochi. Perché in casa, se non sbaglio, guardavo la classifica, siamo primi in classifica o secondi in classifica con i punti fatti in casa. Sono punti fatti in trasferta, però a settembre, quando abbiamo costruito la squadra, si sapeva che stavamo costruendo. Io ripeto, sono contento perché vedo i risultati della squadra, li vivo giorno per giorno e non prendo il lato positivo dalle sconfitte, non prendo il lato negativo. Poi ripeto, è bello andare a vincere tutte le parti, però è bello anche vedere che in trasferta ci seguono tantissime persone, no? Cioè, non compresi, venite sempre voi, tu, Barranco, tutti i tifosi a seguito, cioè, fa piacere. Poi fa piacere anche prendere le critiche, ripeto, le critiche nel calcio ci stanno. Ci stanno, quindi fa bene quando perdi e prendi le critiche, fa bene come quando prendi le elogi che vinci le partite. Diciamo che questa squadra è già un miracolo che ci sia, visto come si era partiti, proprio si è fatto tutto all'ultimo momento, quindi è già un plauso a dirigenti, allenatori, giocatori che difendono la maglia del Tempio, perché a un certo punto pensavamo di non esserci più, visto quello che è successo l'anno scorso, quindi già questo è un miracolo. Adesso siamo qui a esaminare le situazioni, anche perché dispiace, perché bastava fare un paio di risultati in più anche nelle ultime due trasferte, eravamo lì subito dietro, che potevamo dire la nostra nella volata per il secondo posto. Purtroppo non sarà così, ma c'è sempre tempo per rimediare, soprattutto perché la squadra ha dimostrato di esserci. Apriamo un attimino una parentesi con la nostra ospite di Luras, la vicepresidente dell'Auras, Anna Maria Pola. Per voi un campionato che è cambiato. Cambio di allenatore, arriva Celestino Ciarullo e cambia tutto. Sì, noi abbiamo iniziato il campionato in una maniera un pochettino sottotono, diciamo, abbastanza sottotono, considerando che abbiamo fatto 9 sconfitte e 2 vittorie, perciò siamo partiti maluccio, nonostante avessimo una squadra abbastanza buona, ecco, dei calciatori bravi. Però tra una cosa e l'altra niente, abbiamo raccolto questa buona dose di sconfitte. Poi con l'arrivo di Celestino, i ragazzi e anche il mercato di dicembre ha cambiato squadra, ha cambiato atteggiamento, tutti i ragazzi hanno formato un gruppo più affiatato e abbiamo ottenuto 5 vittorie. E noi, a differenza vostra, del Tempio, la maggior parte delle nostre vittorie sono in trasferta. Fui tu che Invertiamo. forse abbiamo un po' la nostalgia dei tifosi che mancano perché abbiamo un campo ultimamente un po' vuoto, stiamo aspettando che qualcuno veramente ci dia sostegno. Comunque la squadra sta andando discretamente, ecco. 5 vittorie, 3 pareggi, sempre sono positivi, ecco. Sono 18 punti che pesano in Sono classifica, 18 punti secondo che pesano, sì, me. in effetti anche dà una morale alto, quindi niente, i ragazzi sono contenti. Peccato per qualche infortunio che c'è stato ultimamente, di qualche calciatore che magari era veramente per noi molto importante, speriamo che si riprenda presto e possiamo continuare per raggiungere i punti di salvezza, ecco, la salvezza matematica. Ci Ecco, ci siete quasi, ancora però bisogna siamo arrivarci. quasi, sì. Tra l'altro Celestino Ciarulu è stato un giocatore che ha giocato anche Serie D in eccellenza, ha fatto anche degli Eurogol, uno purtroppo lo fece al Tempio con l'Ilva e finì in tutte le sigle. Non mi ricordo se era su Vedovina o su Sardegna 1, però Celestino era uno che sentivamo molto la partita, ha giocato tanti anni tra l'altro anche nel Calangiano, se non lo dimentichiamo, nello stesso Santa Teresa, da dove lui proviene. È uno che conosce il calcio, forse il fatto di avere uno che ha vissuto il calcio e vive sempre il calcio, perché lui lo vive a tempo pieno, ha trasmesso molto ai ragazzi, sicuramente. Sì, sicuramente. Ha formato un bel gruppo, sono molto affiatati, vanno d'accordo, perciò si spera che al più presto possiamo raggiungere questi punti desiderati.
e rincominciare un campionato per poter vincere magari il campionato il prossimo anno. Quello che sarebbe quello che dovevate fare quest'anno. Che avremmo dovuto fare quest'anno, sì. Perché quest'anno sia l'Aulas che Logosanto sono partite con il favore del pronostico, poi si sono perse per strada. Questa è la verità di quel girone di prima sì, categoria. Sì, in realtà è così, perché sin dall'inizio il mio sogno era quello proprio di iniziare questa mia esperienza con l'Aulas, magari potendo vincere il campionato, sinceramente. Però purtroppo non sempre le cose vanno come vogliamo. Tra l'altro, l'anno scorso l'Aulas retrocesso perché si era salvato un tempio, sì, che poi è sparito, è una storia, e poi ci troviamo tutti e due. Abbiamo iniziato già con questo handicap, perché comunque la retrocessione dalla promozione alla prima categoria è notevole, non è sia a livello, anche a livello comunque di mentalità dei tifosi, perché la gente quando vede che la squadra insomma non va bene, dovrebbe sostenerla, in realtà si assentano, perciò così, lo stadio senza il tifoso non ha vita, noi speriamo è vuoto, perde sì, anima. Ci diano un po' di sostegno per poter comunque migliorare, andare avanti e poter realizzare insomma il sogno di tornare in promozione il prima possibile. Tempio che invece questo problema non ce l'ha, perché stranamente questa retrocessione in seconda categoria del Tempio, per tutte le vicissitudini dell'ultimo campionato scorso, hanno riacceso un attimino l'orgoglio dei tifosi tempiesi, tant'è vero che la città ha sostenuto la squadra, sta sempre sostenendo, e di questo ne testimone anche Carlo Nativi, che vede che la gente segue il Tempio. A me mi chiedono tutte le volte cosa ha fatto il Tempio, come se fosse in Serie C, è una cosa incredibile. Vedo che la cittadinanza segue moltissimo. La cosa bella, ti chiedono anche, cioè mi chiamano anche molti miei ex compagni di fuori per chiedermi la situazione, per chiedermi come ogni domenica se abbiamo vinto, come stiamo in classifica. Quindi siamo seguiti anche fuori Tempio, cioè anche al di fuori del nostro paese siamo seguiti, quindi l'entusiasmo c'è. Il problema è riuscire a uscire da queste categorie, perché non è facile vincere, molti bisogna vincere non è facile, anche quando costruisci una squadra per vincere non è detto che vai a vincere per forza un campionato. L'abbiamo visto. Bisogna stare sempre attenti al gruppo che crei, perché la forza di una squadra è il gruppo, non è il singolo giocatore che ti fa vincere un campionato. Un singolo giocatore ti può far vincere una partita, ma alla lunga, se non c'è un gruppo affiatato, non c'è un gruppo di uomini, alla fine ti spegne, la squadra non vince. Cioè, queste sono le mie idee di calcio. In una squadra deve avere un gruppo affiatato. Dopo puoi avere anche giocatori meno forti, però uomini. Se è solo giocatori, alla fine non vinci. Ecco, del Tempio di quest'anno si può notare che ci sono alcune realtà che vanno assolutamente conservate, altri giovani che vanno tenuti in considerazione perché vanno valorizzati, però diciamo che ci vogliono degli innesti, altrimenti questa squadra così com'è non è strutturata per vincere il campionato. Di questo l'abbiamo parlato tante volte. Quello che c'è da dire però del Tempio di oggi è che, per esempio, ieri, nell'ultima partita che abbiamo visto con lo Sporting Cantera, la squadra ha fatto notare che sa tenere a posto i nervi. Ecco, questo è stato un altro fatto importante. Sì, come ti dicevo prima, è stata positiva, perché in una categoria del genere neanche fatto apposta. Stamattina nel gruppo della squadra hanno messo la foto di un articolo in giornale di un giocatore che ha picchiato l'arbitro in seconda categoria, non mi ricordo dove. Una Tirso. Sì, qualcosa del genere. Infatti dico, adesso che le sto vivendo queste realtà capisco perché molte volte leggevo sui giornali giocatore squalificato per aver... Non è una scusante quella, però ripeto, il nervosismo ti porta a fare cose che non faresti mai, quindi il lato positivo è che stiamo costruendo un qualcosa di bello, perché in altre situazioni avresti perso la testa e finita la partita in 7. Invece ieri abbiamo tenuto i nervi, cioè siamo stati calmi, ed è positiva la cosa. Ma forse perché memori di un'altra partita abbiamo cercato di... sapevamo chi stava dirigendo la partita, l'incontro, quindi anche quello ha aiutato. Resta il fatto che
se Maria Giovanna diceva prima categoria, la seconda categoria, cambiamo argomento, perché abbiamo lì, visto . Un ottimo arbitro col Giglio a Tempio, De Candia di Olbia, veramente un arbitro di categoria superiore. Per il resto la qualità degli arbitraggi è sempre media e spesso medio-bassa. Medio-bassa. Quindi ci sono situazioni, però la categoria purtroppo è questa, non possiamo pretendere che Antonio Giua venga a arbitrare. Io allenatore della mia seconda categoria, sono da seconda categoria, tutto è in base alle categorie. Poi c'è anche da dire che in favore agli arbitri possiamo dire che arbitrare da soli, senza terna, non è facile, cioè, perché io mi accorgo quando arbitro anche le partitelle della squadra, cercavo in un modo o nell'altro, non è facile. Io mi ricordo, c'era Zecchini che faceva arbitrare gli infortunati, faceva arbitrare la partita di giovedì, per far capire al giocatore cosa vuol dire arbitrare. Non è facile arbitrare, poi ripeto, gli errori ci stanno. Poi c'è da dire un'altra cosa, che io ho visto più volte in queste categorie, che il giocatore, quando l'arbitro si gira, dà il cazzotto, dà la spinta, poi si gira di nuovo l'arbitro ed è un santerellino. Cioè, ci sono anche dei vecchi mafioni, questo bisogna dirlo. Sì, sì, quello bisogna dirlo. Infatti è quello che vorrei insegnare io anche ai miei ragazzi. Pensare a giocare a pallone, pensare a divertirsi, cioè non pensare a litigare. Io penso sempre, se tu vai in campo e vinci, non c'è cosa più bella di far, tra virgolette, rosicare, come si dice nel calcio, il proprio avversario. Se invece stai là a chiacchierare, inizi così a chiacchierare, secondo me diventa proprio una seconda categoria. Invece noi dobbiamo essere bravi a dare un'immagine diversa a questo campionato. Io è quello che voglio cercare di insegnare ai miei giocatori. Dopo, ripeto, io ho le mie idee, le porto avanti. Non è detto siano giuste, però ci proviamo. La differenza di fondo è che ci sono allenatori che pensano al gioco, e tra questi ci sei tu, c'è Avelini, ce ne sono diversi altri. Ci sono allenatori che pensano solo a far legna, spesso e volentieri, perché purtroppo questo l'abbiamo visto. Quindi, oppure allenatori che hanno squadre strutturate per la categoria e che sono ampiamente in testa. Quindi ci sono tantissime realtà che si vedono all'interno di questi campionati, degli ultimi campionati appunto regionali, e questa è la verità di fondo. Per il Lauras, che cosa si prospetta? Adesso il primo passo è la salvezza, poi per l'anno prossimo... Il primo passo è la salvezza sicuramente, il prossimo anno, se otteniamo questa salvezza, ripartiremo senz'altro con un altro entusiasmo, insomma, con più entusiasmo, e speriamo di poter riuscire a fare una squadra. Come ha detto lui prima, sono d'accordissimo col discorso di prima, che la squadra per vincere il campionato non è fatta dal giocatore bravo o meno, ma quanto soprattutto dal gruppo che si crea. Quindi anche ora con Celestino, che è riuscito col suo carisma ad avere questo gruppo abbastanza affiatato, anche di ragazzi giovani che stanno giocando e dando veramente il massimo. Quindi niente, mi auguro che per il prossimo anno riusciamo a continuare con questo gruppo e a fare bene, tornare in promozione il prima possibile. Ci sono molti giovani di Luras che giocano con voi? Ora con Celestino sì, ci sono anche ragazzi giovani, sia di Luras, di Tempio anche, qualcuno sì. Quindi quello è importante, perché è di Calangiano, è la base poi di tutto Peppe quanto. Peppe Conti, cioè abbiamo De Peru, sono tutti della Juniores. Quindi quello è importante. Carlo Nativi, vediamo adesso di girare pagina, prossimo incontro al comunale di Palau, un campo dove ci potrebbe essere vento, vedremo come sarà un po' la giornata. Il 3 aprile, d'altronde lì siamo, 7 aprile, sabato 7, il Palau gioca sempre di sabato, quindi sabato 7 alle 16 la sfida tra i biancoverdi e gli azzurri, quindi ci sarà questo incontro importante. Potrebbe essere anche la prima vittoria esterna nel Tempio, c'è quello 0 in casella che va azzerato. Ma programmi qua, io dico sempre, programmi su questo non è che non ne faccio, però molte volte imposti la partita in un modo e devi cambiare, molte volte vuoi andare a vincere e non riesci a vincere. Noi da settembre, da ottobre, quando è iniziato il campionato,
Io vado sempre per vincere, ma a trasferta, vai per dopo, logicamente metti l'attenzione a correggere, come vedi a Ploaghe, è la squadra dove meritavamo di perdere veramente perché Ploaghe ci aveva messo in difficoltà in trasferta, però abbiamo impostata nel difenderci perché sapevamo che c'erano delle difficoltà, quindi ho cambiato in corsa. Dopo, logicamente, noi siamo il tempio, ma noi siamo il tempio, dobbiamo andare sempre a vincere, dobbiamo andare a giocare a viso aperto. Cioè, logicamente stando attenti, Palau è una trasferta difficile per me, perché il Palau è una squadra che mi è piaciuta, l'andata mi è piaciuta perché si vede che hanno un allenatore che fa giocare la propria squadra, però magari noi facciamo meno fatica con chi gioca che con squadre che vanno magari a non giocare a calcio. Quindi magari può essere anche una bella partita per chi viene a vederla. Speriamo di riuscire a portarci sempre le nostre 100 persone in trasferta, 100 quelle che sono. Speriamo di riuscire a portarle anche a Palau e riuscire a fare la prima vittoria in trasferta. E dopo di chiudere il campionato nel miglior modo possibile, cercare di arrivare più in alto possibile alla fine del campionato e vediamo un po' la classifica. Certo, va bene, io vi ringrazio, ringraziamo Carlo Nativi, ringraziamo Maria Giovanna Polo, appuntamento alla prossima puntata e sempre Fuoco Azzurri Verdi.